Ben 26 precedenti all'uscita di Crotone, 6 successi biancazzurri in Serie C nel 61, 62, 66, 67, 73 e 74. Recenti le ultime tre affermazioni, stagione 2010-2011. Allenatore Eusebio Di Francesco. Eccolo qui, il sinistro da fuori di Bonanni, subentrato a Sansovini, sorpreso Concetti. Match nervoso, espulso prima Ariatti, poi l'attuale tecnico della Roma. 31 gennaio 2012, squadra in vantaggio con questo gioiello di Florenzi, pari di Ciro Immobile nella ripresa, il sorpasso firmato da Emmanuel Cascione, in aeroporto la trionfale accoglienza dei tifosi biancazzurri. Nelle immagini la terza vittoria, 12 ottobre 2014, apre Lazzari, 2-0 di Cristian Pasquato, Politano fallisce il 3-0 dal dischetto, Torregrossa accorcia sugli sviluppi di un corner, palo di Clayton Dos Santos e doppietta d'autore di Federico Melchiorri, due assoli strepitosi da urlo, il classe 87 e il grande protagonista del match. Finisce così 4-1 per i biancazzurri di Marco Baroni. La stagione precedente però il Crotone di Massimo Drago, che gioca un gran calcio, travolge il Pescara di Pasquale Marino. 3-0 il verdetto finale. In cattedra un sontuoso Federico Bernardeschi, classe 94, in prestito dalla Fiorentina, che prima sfrutta un cadeau di Zuparic, poi si mette in proprio e fa il fenomeno. Parte dalla sua area di rigore, semina lo scompiglio, giro palla, un tocco e via. I biancazzurri corrono a vuoto. Cataldi asseconda il movimento dell'ex Mazzotta, che si sovrappone e mette in mezzo, laddove Bernardeschi, sempre lui, anticipa Rossi e realizza la personale doppietta al minuto 21 sul rinvio di Gomis, dormita collettiva della difesa. E Cataldi, altro 94, scuola Lazio, con un chirurgico esterno destro, infila Emanuele Belardi. Infine la curiosità legata a Marco Verratti, che non ancora sedicenne debuttò in maglia biancazzurra proprio all'uscita di Crotone. 31 agosto 2008, prima giornata del torneo di Serie C. Allenatore Beppe Galderisi, maglia numero 10 e malgrado la giovanissima età, tante giocate di spessore, qualche settimana prima il talento di Manopello aveva già deliziato tifosi e addetti ai lavori nel match di Team Cup contro l'Albino Leffe. Il Crotone di Francesco Moriero, nelle cui fila militavano Farelli e Scognamiglio, si impone per 2-0 malgrado l'espulsione dell'ex Francesco Galeotto. Gol di Triarico ed Espinel.